Buongiorno belli! Oggi si va alla scoperta di un'Italia un po' sentimentale. Venite con me? Eccoci qua, eccoci con Giorgio Terruzzi e con Atlante Sentimentale, un viaggio italiano, 40 storie, 40 luoghi. 40 crocevia. Bellissimo, bellissimo e questo è subito lo spoiler. Giorgio Terruzzi è un giornalista sportivo. Deve sapere una cosa, Terruzzi, ma lo sa che io quando ero alle medie volevo fare la giornalista sportiva? Avevo proprio questo pallino di fare la giornalista sportiva. Poi vabbè. Ho scoperto di essere brava in chimica e quindi ho preso un'altra strada. Però scrivo anch'io, comunque. E la cosa che ho amato tantissimo di questo libro è la scrittura un po' contratta di Terruzzi. A me è piaciuta tantissimo, devo dire. Forse chi ama un po' più le cose prosaiche, io direi più lungagnate, non può amarlo. Invece a me che sono sempre vum 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 molto veloce, è garbata tanto proprio come forma, come scrittura. E questi sono 40 racconti bellissimi in cui si va alla scoperta dell'Italia attraverso alcuni dei suoi figli migliori. Oppure si va alla scoperta di personaggi attraverso i luoghi in cui hanno vissuto o dove sono nati. Devo dire che è molto molto affascinante. A me ha permesso di scoprire dei personaggi che non conoscevo o dei luoghi che non conoscevo, oppure tutti e due. O invece qualcuno lo conoscevo, però mi mancavano gli aneddoti. Ci sono veramente tante storie, tanti aneddoti, le storie che si incrociano con la storia, con la geografia, con la vita. Devo dire, bello, bellissimo. Atlante Sentimentale, sì, questo titolo è proprio calzante per questo libro. Perché sono i sentimenti in realtà che portano l'autore alla scoperta di un personaggio e di un posto rispetto ad un altro. È proprio bella questa cosa. Devo dire che mi è piaciuto un sacco. Ecco, questo è uno di quei classici libri che uno legge e dice: mi sarebbe garbato averlo scritto a me. Sì, perché è proprio ganzo, ecco. Io rientro perfettamente in questa filosofia, sia di scrittura che di ricerca dei personaggi che di esplorazione, poi, perché insomma, direi che si è fatto qualche bella girata l'autore. Per cui veramente sì, ganzo da leggere, ci sono delle belle mappe. Anche a me è piaciuta questa cosa delle mappe, è una lettura che si fa velocemente. Poi, come tutti i libri che sono composti da racconti, possono essere letti in vario modo. Io l'ho letto, devo dire, dall'inizio alla fine, però magari uno può anche leggerne un po' ogni tanto, oppure può utilizzarlo come ispirazione di viaggio, e questa è un'altra cosa da non sottovalutare affatto. Quindi seguire le orme dell'autore e andare anche noi, anche voi, in cerca di un posto da visitare perché c'è nato un personaggio particolare, perché ci ha vissuto. Pensateci, comunque, oh. Ogni scusa è buona per andare a giro, ragazzi. Quindi, questo per trovare delle scuse per andare a giro è un libro molto adatto, per cui ve lo super consiglio. E io vi do appuntamento alla prossima puntata, a un nuovo libro, a un nuovo viaggio. Chissà, magari metteremo insieme un libro e un viaggio. Ma ciao!
Ciao belli, alla prossima. Ciao ciao.